Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con il nostro TG e con le news dal mondo dei ragazzi. Apriamo subito con una notizia interessante. Recentemente è uscito il film d'animazione Pixar, Alla ricerca di Dory. Ciao, sono Dory. Sequel del più non famoso Nemo. La Pixar Animation Studio è una casa di produzione cinematografica che esiste dal 1979 e dal 2006 fa parte della Walt Disney Company. Ad oggi sono 17 i film d'animazione prodotti. Ma tra tutti, quali sono i preferiti dai ragazzi? I più avvincenti, quelli che sono rimasti nel cuore? Per noi, sicuramente Toy Story. Il servizio che stiamo per lanciare ci dirà quali sono i 5 migliori film Pixar ad oggi. Alla ricerca di Nemo ci mostra la storia di un padre che affronta ogni tipo di sfida in fondo al mare per salvare il figlioletto disperso che è una pinna trofica. Wall-E presenta un futuro in cui la Terra è completamente ricoperta di spazzatura e in cui gli esseri umani mangiano male e troppo. Remy è un topolino che vuole a tutti i costi diventare uno chef. Ratatouille è un racconto che ha come insegnamento principale quello di inseguire i propri sogni e crederci fino in fondo. Al secondo posto troviamo Monsters & Co. La storia ha come protagonista Sally, Mike e una bambina dall'onomatopeico nome Boo. Al primo posto Toy Story, una famosissima storia di giocattoli animati come Woody, un pupazzo cowboy, e Buzz Lightyear, un astronauta super accessoriatissimo. Prestigiatori, maghi, stregoni, chiamateli come volete. Da sempre animano la fantasia di bambini e adulti. Dai tempi in cui il prestigiatore estraeva il coniglio dal cappello, ne è passato di tempo e anche le magie sono cambiate con gli anni. Il web oggi è ricco di esempi di come le nuove tecnologie abbiano reso ancora più sorprendenti trucchi e illusioni. Vediamo il video e preparatevi a rimanere a bocca aperta. Hey Brian, we gotta go! Oh, Brian, there you are! What are you doing, looking man? For ya! Oh, that's perfect. Oh! No! If you kick a soccer ball just right. Get a puppy! No. Huh? Si sa, noi alunni amiamo l'intervallo, soprattutto per la merenda, brioche, patatine, merendine. Di certo i nostri giudizi ci portano in questa direzione. Negli ultimi anni, però, la scuola ha deciso di impegnarci nel proporre una merenda sana per noi bambini. Se ne parla la nostra esperta nutrizionista, la dottoressa Zambelli Sara. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Secondo diversi studi, la merenda ideale per i bambini durante l'intervallo è la frutta, di vario tipo, ma anche panini con o senza marmellata, e ben vengano biscotti o torte fatte rigorosamente in casa. Insomma, una merenda sana ma anche gustosa. Tra gli insegnanti incontrati nei vari anni abbiamo imparato a riconoscere diverse categorie, ognuna con le sue caratteristiche riconoscibili. Vediamo i compiti. C'è il serio che non riderà nemmeno di fronte alla più comica delle scene. C'è l'artista, quello con le idee sempre nuove e originali. C'è lo sbadato che confonderà sempre il tuo nome con quello del vicino. E poi c'è una categoria che possiamo definire dei sopra le righe. Quelli che fanno cose che proprio non ti aspetti, ma che entrano in un baleno nella memoria di tutti gli alunni.
Sempre di più oggi si parla di scuole digitali. Anche per le scuole primarie, PC e tablet stanno iniziando ad entrare sempre di più nelle nostre cartelle accanto ai cari vecchi libri. Anche gli insegnanti spesso usano le nuove tecnologie per le lezioni. È vero che i tablet sostituiranno i libri? È giusto? Chiediamolo alla nostra esperta, ingegnera Rigoli Martina. Buongiorno, ingegnera Rigoli. Buongiorno, certamente ci sono vantaggi e svantaggi. I tablet peserebbero meno nelle cartelle dei bambini e permetterebbero di trovare qualsiasi cosa utile, ma anche di distrarsi se non usati nel modo giusto. Vediamo il punto di vista di alcuni ragazzi. Ciao a tutte e a tutti, sono la professoressa Ghezzi e questa è la mia collega Etta Caruso. Buongiorno. Dal palazzo di Lecco di Bergamo è tutto. Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao, sono Amos e ho fatto il conto alla rovescia. Ciao a tutti, sono Ilaria e ho fatto la ciacchista. Ciao a tutti, sono Giacomo e ho fatto il tecnico dell'audio. Ciao a tutti, sono Simone e ho fatto il carme. Ciao a tutti, sono Simone, ho fatto il carme. Ciao a tutti, sono Simone, ho fatto il cameraman. Ciao, sono Stefano, ho fatto il cameraman. Ciao gente!